dentro quel fazzoletto in comune. Mandalo, li metto dentro dopo. Dove stiamo andando, amore mio? A scuola. A scuola. Ragazzi, ci sono tanti bimbi. Ah, questo devi tenerlo te, sai? No, ragazzi. Hai visto che bello? Adesso che è anche a pancio presso. Qual è quella là? Blu. Blu, è bianca. Sì. Ma sai che ci sono tanti bimbi per giocare? Sì, cagno. Ma anche. Sì, sì. Ehi, ehi. Lumbio. Lumbio. Sei pronto, amore mio? Eh? Andiamo, dai, Ale. Dai, digli che è tardi. Dai, che arriviamo in ritardo. Tardi, mamma. Dai, andiamo, Ale. Stiamo andando all'asilo. Mamma è un po' agitata oggi. Andiamo. Le ruspe è anche più grande e quello garage, vedi, per le macchine, guarda quante ce ne sono. I mentri nuovi da un'altra luce, cambia tutto proprio. Tutti già vedi che l'aula è là, non mi sembra. Non so. Adesso questa è la mala. Visto? Si deve usare. Ma guarda, sono domande di... Ah, è proprio... Adesso io e Emanuele stiamo tornando a casa. Ale è rimasto lì, ha reagito benissimo, è entrato, stava giocando, anzi non gliene fregava quasi niente che stavamo andando via. Gli abbiamo detto guarda che noi andiamo a casa, gli ho detto va bene, io resto qua, ci vediamo dopo, ciao, bacio, via. Ecco, io ho pianto ieri, oggi non ho ancora pianto, anche se ho avuto un attimo di sconforto. Aspetta. Sto garotico io, non ho chi vedi. Papi, il nostro bimbo è andato ad asilo. Beato giù. Perché? Quelle là in mezzo alle maestre. Ma... La rifacciamo. Amore. Il nostro bambino è andato ad asilo. Ok. Ok, anche ciao mamma, dove è andata? Non so, non si è finita mia mamma. Andata via 20 minuti prima da neanche. Siamo andati a bevere il caffè. Starà parlando con la Angelina. Sì. Adesso magari arriviamo a una casa neanche, sentiamo i carabinieri. La porta... Mario. Guarda. Indira. Dov'è Ale? Dov'è Ale, amore? Non so. Non so, dove sembra. Dov'è Ale? No, filmano, perché tappo Siracchio, uso Vicenza. C'è il papà arrabbiato con quelli dell'INAIL. Cioè, tra mezz'ora dobbiamo andare a prendere Ale. E lui è due giorni che prova a fare il DURC per andare a lavorare domani. E non funziona niente. Io mi sono cambiata, avevo troppo calda. Sentitelo, è arrabbiato. Avrei bisogno di un'informazione. Sto cercando di fare... Dona, Duda, andiamo a prendere Ale. Ale, dobbiamo andare a casa. Vieni qua. Guarda che c'è papà che ti aspetta fuori. Ma cosa hai mangiato? Non devo andare. Di qua, amore. Dai, avanti. Ma amore, la coda! Dai, vai! Cos'è che sei? Un campione! Un campione! Chi è che te l'ha detto? Io! Tu l'hai detto! Bene! Che ha fatto chi? Era buono! Ma ti sei divertito allora? Sì! E vuoi andare anche domani? Vuoi andare domani tu? Vuoi andare anche domani? Mi fa piacere. Ma hai fatto amicizia? Sì. Con chi? Ho ballato. Cosa hai fatto? Ho ballato. Hai ballato anche? Sì. Che bellissimo. E ti siamo mancati?
Eh? Ti siamo mancati? Sì. Ti voglio bene. Anch'io, amore. Ma hai pianto anche stamattina. Hai pianto? No. Bravo, amore. No. Bene, ragazzi, Ale si è appena svegliato, Manu sta tornando a casa e io tra un pochino vado in palestra, perché oggi mi ha scritto il titolare della palestra che se non vado mi viene a prendere, visto che è un mese che non mi vede. Ok, vado. Non trovo più le scarpe da ginnastica. È passato talmente tanto tempo che non trovo più le scarpe. Forse le ho messe addirittura via. Cioè le ho archiviate. Aiuto. Mai più nella vita starò fermo così tanto. Mai più. Mamma, che male. Sono partiti i crampi ovunque. Ovunque. Domani non riuscirò neanche a muovermi. Ok, sono completamente distrutta e sono praticamente appena tornata, il che significa che domani io sarò sotto antidolorifico. Cioè, mai più nella vita starò ferma un mese. Fa malissimo, ho i crampi che continuano, una cosa allucinante. Me la sono cercata, lo so. Cosa stai mangiando? Il tò. Il tò? E ti piace il tò? Sì. Il toast. E cosa hai fatto nella maglietta che è tutta sporca? Mangiato gelato. Hai mangiato gelato? Ma l'hai mangiato tu o la maglietta? Chi è che l'ha mangiato gelato, tu o la maglietta? Io! Tu cosa vuoi? Eh? Tu cosa vuoi, Duda? Ho detto che vuole il toast. È interessata, hai visto la Duda? Mamma! Dimmi. La Duda ha detto che vuole mangiare il toast. Dai, io non penso, allora. Poi glielo diamo. Glielo dai tu. No. No. Brutta. Dagli un pezzettino, dagli quello lì. Dagli quello piccolo, sì. Ecco, bravo. Che devi fare, Ale? Andare su nelle nuvole. Andare su nelle nuvole. Uno, due, tre, via. Eccolo, Maria Santa. L'avete fatto, mamma? L'avete fatto? È arrivato fin cima là. Che bello, mi arrivava un tuo stunco. Via. Via. Oh. Di più. Vedi che là si salta più alto. Te l'ho detto io. Vieni a vedere. Uno, due, tre. Vieni. Altissimo! Sei andato altissimo. Forse è meglio se ti hai detto saltare, no? No, tu non devi vedere i salti. Dai, lanci il salto e andiamo avanti con il salto. Adesso. Vieni. Adesso Ale. Di più. Sì, di più, di più. Tenga un po' di grande. Giù. Ma no, così. Ora. Uno, due, tre, via. Hoppa! Di più di là. Di più. Sì. Uno, due, tre. Piega le gambe prima. Uno. Uno, due, tre. Hoppa! Di là, meglio. Che ti è acceso anche la luce la mamma, farò arrivare. Beh. Non lo mangi più il gelato, lo mangia papà? No, lo mangi ancora.